Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo nella recensione dell'episodio 113 di Dragon Ball Super. Questo episodio è direttamente e solamente incentrato sul combattimento tra Goku e Caulifla, come avevamo visto nelle anticipazioni dello scorso episodio. E infatti diciamo non ci sarà molto da dire, però diciamo che le scene sono state abbastanza belle. Però di trama, veramente questo episodio è carente. Addirittura ho notato che per allungare il brodo, l'inizio proprio dell'episodio è la stessa scena che vediamo alla fine dello scorso episodio. E ragazzi, in tutti gli episodi di Dragon Ball Super che abbia mai visto, cioè dall'inizio, ovviamente dall'episodio 1, non è mai successo questo. Quindi nell'episodio successivo non veniva mai ripetuta la scena dell'episodio precedente. Mentre qua sì, quindi ci sono rimasto un po' male, però vabbè dai, sono tipo un minuto di scena sprecata. Per farla breve, Caulifla vuole diventare Super Saiyan 3 e Goku gli dice che per diventarlo dovrà superare i limiti del Super Saiyan 2 e in più riuscire a sconfiggere Goku. Addirittura Goku è così convinto di vincere che inizialmente nemmeno si trasforma. E comunque riesce a tenere testa a Caulifla Super Saiyan 2. E questo secondo me è dato anche dalla potenza di Goku che è aumentata grazie all'Ultra Istinto, che funge un po' come il Super Saiyan God, e quindi dopo essersi trasformato un po' della potenza che aveva, comunque gli è rimasta intrinseca nel suo corpo. E infatti per tutto l'episodio, ragazzi, veramente per tutto l'episodio, ho notato che Goku è molto più calmo. Probabilmente perché non ha un avversario forte davanti e soprattutto perché sa che lo può sconfiggere. Non lo so, però anche nel schivare i colpi, come vedete qua, è veramente calmissimo, proprio come faceva con l'Ultra Istinto. Poi, nella panchina dell'Universo 7, notano questa calmezza di Goku e Whis spiega a tutti che le arti marziali ovviamente non sono un combattimento da strada, ma sono qualcosa di più specifico e di più difficile da apprendere, e infatti le persone devono anche ragionare con la propria testa e crearsi una strategia, e non solo dare pugni a vanvera. Dopodiché vediamo Goku che fa la tecnica dell'immagine residua, e ragazzi adesso non mi ricordo bene, ma se non mi sbaglio l'aveva fatta ovviamente da giovane, ma se non mi sbaglio più precisamente contro Tenzing, al 22° torneo Tenkaichi. Goku, grazie a questa tecnica, riesce a colpirla e continua a dire a Caulifla che se non riuscirà a sconfiggere e a battere queste tecniche che sono molto facili da prevedere, non potrà mai diventare Super Saiyan 3. Dopodiché Caulifla si calma un po' e infatti, come potete vedere, riesce anche a prevedere qualche colpo di Goku. E quindi Goku pensa che sia arrivato il momento di trasformarsi. E ragazzi, ragazzi, è stato bellissimo perché si è trasformato come la prima volta che si è trasformato in Super Saiyan. Quindi come vedete in questa scena, che ha ancora i capelli giusti, però gli vanno dal nero poi al biondo, è stato veramente fantastico. Anche qua come vedete che ha i capelli dritti, però ce l'ha neri che vanno sempre dal nero, il biondo, e quindi tutta questa cosa è stata una scena veramente bellissima. Però Caulifla, concentrandosi, riesce a arrivare un po' al suo livello, dato che si dice in continuazione che Caulifla abbia un potenziale veramente altissimo. Dopodiché il combattimento continua, però vi volevo far vedere proprio questa immagine che vedete adesso, che è bellissima, secondo me questa posa, questa sua espressione è veramente bella, bella, proprio le immagini a livello di disegni, questo episodio probabilmente è uno dei migliori, è veramente fatto benissimo. Dopodiché continua a combattere, Goku sprigiona tutta la sua potenza, Caulifla pure, e Caulifla riesce a dare un pugno netto a Goku, che sente il colpo e si complimenta con Caulifla di questo suo incredibile potere. Dopodiché chiama anche Kale e gli dice: vieni a combattere anche tu, così insegnerò il Super Saiyan 3 anche a te. E Kale non se lo fa dire due volte perché ha una possibilità di combattere con Caulifla e quindi non si può ovviamente tirare indietro. E comunque in tutto il combattimento Goku riesce a tenergli testa
E addirittura, come vedete in questa scena, li blocca in modo proprio fortissimo. E dagli spalti dell'universo 7, Krillin spiega a tutti che Goku sta facendo così perché questa è la vera natura di Goku, cioè arrivare proprio al massimo dei suoi limiti, così da superarli. Dopodiché, come ho detto prima, in tutta questa potenza di Goku ci può essere lo zampino dell'ultra istinto, ma Whis, come pensavo anche io, come credo pensiamo tutti, non è propriamente così, perché l'ultra istinto vero e proprio intanto si manifesta con quella forma che abbiamo visto e dopo è molto difficile da controllare, quindi in una situazione dove lui ha poca energia, è stanco e comunque non ha un avversario molto forte davanti, non ha bisogno di ricorrere a questa tecnica. Dopodiché, Caulifla e Kale sprigionano tutta la loro potenza lanciando contemporaneamente due onde energetiche e allo svanire del fumo che hanno provocato intorno all'area dove era Goku, spunta Goku Super Saiyan 3. Ragazzi, è strano, ma cioè mi sono emozionato perché è stata veramente una scena bellissima. Il Super Saiyan 3 non si era visto così tanto e soprattutto l'avevamo visto all'inizio, proprio all'inizio di Dragon Ball Super, che combatteva contro Bills, ma era stato molto preso in disparte, mentre qua si nota il vero potere che può sprigionare un Super Saiyan 3, ed è stato veramente bellissimo. Dopodiché comunque si ritrasforma in Super Saiyan 2 perché non ha abbastanza potenza da mantenere questa forma, e Caulifla si arrabbia perché quel potere è così grande che forse non lo può nemmeno raggiungere. E Kale, guardando la sofferenza di Caulifla, si trasforma in Super Saiyan leggendario. E, come vediamo qua dalle anticipazioni, Goku la chiama proprio il leggendario Super Saiyan. Quindi ci sarà questo combattimento e probabilmente Goku lo riuscirà a sconfiggere Kale, perché come lo vediamo qui si ritrasforma in Super Saiyan 2. Ma ragazzi, la cosa più bella delle anticipazioni è stata questa immagine. Il titolo del prossimo episodio. E come potete vedere c'è Kale con i capelli alzati. È l'ultimo frame di questo episodio. È questo. Io non ho commenti. Ci vediamo la prossima settimana. Passate al nostro canale per vedere gli altri video. Passate sulla nostra pagina Facebook e sul nostro blog. Noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao!